Allora, siamo con Luca Battistini dell'Alcione, l'autore del primo gol molto importante di oggi, a poco più di 10 minuti dal termine sul campo della Fezzanese. Siete riusciti a vincere anche oggi 0-2 su un campo non facile, contro una squadra molto raccolta e ben chiusa e pronta a ripartire. Avete sfruttato la superiorità numerica che nel primo tempo si è creata a fine primo tempo per doppia espulsione di un avversario. Nel secondo tempo siete entrati molto decisi per cercare di vincere, alla fine, con anche i giusti cambi del vostro allenatore, ce l'avete fatta. Beh, innanzitutto faccio complimenti alle Sari, mi sono sembrata un'ottima squadra, penso possano dire anche qualcosa di più della loro questa mia classifica. Poi faccio complimenti alla squadra e infine a me stesso, alla squadra perché siamo una squadra molto competitiva. Sì, siamo diciamo, una squadra nata per vincere, però sappiamo tutti che non è mai facile vincere. Noi corriamo ogni santo giorno, ci teniamo forte tutti per farci trovare pronti. Come hai visto, sono entrati due giocatori che hanno risolto la partita, ma Sì. diciamo almeno parlo per me, il mio gol è tutto merito di Francesco che ha scartato il portiere da mesi e mezzo, io ci ho solo dovuto credere, ecco. Il vostro capitano, giusto, se non sbaglio. Esattamente, Sì. esattamente. Io sono solo i meriti per averci creduto, il resto merito di Francesco. E anche Barbuti, primo tempo, si è dato a fare, sono bravissimo, complimenti anche lui. E niente, poi il mister ci chiede sempre di fare un'ottima fase difensiva e il clean sheet, questo famoso clean sheet, cioè di non prendere gol e poi davanti ha detto in qualche modo lo sblocchiamo e si dice sempre, quindi complimenti alla squadra. Un Alcione infatti che dimostra di essere squadra molto solida anche a centrocampo in difesa e pronta nel metterla dentro quando ha le occasioni. Oggi siete riusciti anche a creare, diciamo, diverse occasioni, ce l'avete fatta dopo un forcing nel secondo tempo grazie anche alla loro inferiorità numerica, avete avuto il merito di spingere e di crederci. Sì, beh, come essendo una squadra competitiva anche in allenamento, quindi si allena sempre forti, quindi anche gli allenatori sono abituati a diciamo, allenarsi bene con attaccanti validi e noi altrettanto siamo abituati a provare a far gol anche in allenamento, comunque a giocare nello stretto con gente che ti viene sempre a pressare forte, quindi niente, questo è il merito della squadra. Sì, questo è stato il classico partito dove un episodio come questa discussione ci ha diciamo, dato una spinta in più per spingere sull'acceleratore il secondo tempo e come ha detto lei prima, il cambio ha fatto differenza, però è merito di quelli che sono entrati, quelli che non hanno giocato e quelli che hanno giocato tutta la partita. Ecco. Benissimo, complimenti a te e a tutti i tuoi compagni, in bocca al lupo per il prosieguo. Credi, grazie.